È cominciato a Napoli il quinto Festival del Cinema sui diritti umani, che fino al 17 novembre proporrà un ricco programma di proiezioni, incontri, letture, mostre e performance sui diritti universali, che avranno luogo in diversi punti della città. La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Napoli, si è aperta con un incontro dibattito sulla tortura, reato inesistente, secondo la pungente espressione degli organizzatori, che sottolinea che in Italia, nonostante le pressioni dell'ONU, non esiste ancora il reato di tortura. Si discuterà ancora di schiavitù del terzo millennio, di emigrazione, di identità e del fenomeno del land grabbing, l'accaparramento dei suoli da parte di compagnie multinazionali che si verifica soprattutto in Africa. La cerimonia di inaugurazione del festival ha ospitato lo Scampia Trip, uno spettacolo del gruppo A67 al Cinema Pierro di Ponticelli. Il festival si concluderà domenica 17 all'Asilo Filangieri, con la premiazione del concorso audiovisivo riservato alle scuole e dei concorsi Human Rights Doc e Human Rights Short, con le menzioni speciali dedicate alla memoria di Vittorio Arrigoni e di Giuliano Mercamis. Tra gli altri luoghi cittadini che accoglieranno il festival, il Cinema Astra di Via Mezzocannone, l'Università Orientale, Città della Scienza, l'Istituto Suor Orsola Benincasa. Una sezione tematica, la finestra su Buenos Aires, si occuperà della situazione argentina a 10 anni dal default. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Per il programma e le informazioni sugli eventi, www.cinenapolidiritti.it.